Ciao da Francesco di PortiereCalcio.it. In questo video ti presento l'edizione 2021 del Pure Contact, qui in versione Fusion. Il modello apporta alcune differenze rispetto all'edizione 2020. Le vediamo di seguito. Partiamo subito da la colorazione, ovviamente diversa, ma non è solo un aspetto prettamente cromatico. Il guanto è un po' più corto e questo personalmente non mi fa impazzire, però nulla di trascendentale. È stata cambiata anche l'appendice in plastica sul cinturino, ora un po' più lunga, che quindi consente, soprattutto quando si è infilato il primo guanto, di fissare meglio il secondo alla mano. Lattice Grip Fusion, non ci sono differenze a livello di struttura del palmo, sempre Evolution Cut negativo anche sul pollice. Quindi lo vediamo qua, anche la cucitura tra indice e pollice è fatta in maniera negativa. Non ci sono differenze quindi da un punto di vista prettamente strutturale sulle dita rispetto all'edizione precedente. Il guanto a livello di fitting del palmo calza in maniera perfetta, viene mantenuta la struttura con cuciture negative anche sulla base del polsino, come detto si nota anche il fatto che il guanto sia un po' più corto. Sul dorso c'è molto meno silicone, si vede chiaramente che il gel messo sul dorso è molto meno, questo rende il dorso più morbido, più flessibile, crea un po' più di gobbette, perché invece la scelta fatta l'anno scorso con tanto gel sul dorso rendeva il guanto più fasciante, però un po' più rigido. Quindi questa è poi una questione di preferenze, di scelte, se si vuole un guanto un po' più flessibile o un po' più fasciante. Graficamente lo apprezzo, poi io amo il giallo fluo, ma anche proprio la scelta di design è abbastanza piacevole, mediamente elegante, sicuramente meno estrema rispetto a quella dell'anno scorso con la scritta Pure Contact gigante. Quindi poi non c'è altro da aggiungere se non che rimane il Pure Contact. Nota finale molto importante, come segnalato all'inizio del video, consiglio mezza misura in più, perché le cuciture interne all'interno del guanto, se il guanto è troppo giusto, possono dare un po' di fastidio.